Matteo Gasparato, presidente UIR, oggi a Padova, Interporti al centro. Assolutamente non era stata voluta in questo periodo, ma c'è l'inaugurazione di questo importantissimo centro congressi e noi celebriamo oggi un evento di portata nazionale, la presentazione dell'Unione Interporti di una ricerca fatta con Nomisma che mette al centro la transizione ecologica, quindi il tema di questi giorni. E poi vogliamo celebrare l'importanza del sistema logistico, anche in questo periodo lo sta dimostrando come investire su infrastrutture logistiche sia di primaria importanza. Beh, in questo periodo molte emergenze, no? La sostenibilità e le emergenze. Assolutamente sì, siamo stati necessari e fondamentali nel problema nel periodo della pandemia e oggi siamo al servizio del Paese anche per recapitare alle popolazioni che ne hanno necessità beni di prima necessità. Proprio oggi parte un treno da Prato che arriverà a Verona, passerà a Cervignano e arriverà in Polonia portando i beni alle popolazioni che ne hanno oggi primaria necessità. Il ministro Giovannini interviene, quali saranno le richieste? Noi abbiamo la necessità fondamentale, più che di risorse economiche, che peraltro servono, ma di una riforma della legge quadro degli interporti che ci possa permettere di svecchiare una legge che ormai ha superato i 30 anni. Grazie. Grazie.